Dal 18 novembre 2012 al 26 maggio 2013, Morano Calabro ospita la 12ª edizione di Teatro Musica, organizzata dalla compagnia L'Allegra Ribalta. Presentata domenica 11 novembre, la rassegna, diretta da Francesco Guaragna, propone un cartellone variegato per ogni tipo di pubblico, con 12 spettacoli teatrali, 2 concerti e una proiezione video. Anche quest'anno con poche risorse siamo riusciti, grazie agli sponsor, all'amministrazione comunale di Morano Calabro, alla provincia di Cosenza, agli amici che ci supportano tutto l'anno e tutti gli anni, siamo riusciti a mettere su un cartellone anche di grande rilievo culturale. In particolare abbiamo 2 compagnie, la compagnia Luna Nova di Latina e la compagnia Teatro Mio di Vico Equense, che presenteranno 2 spettacoli all'inizio del prossimo anno. Con l'Allegra Ribalta portiamo in scena 3 pecore viziose, Oscar Faglietto l'abbiamo presentato l'anno scorso e che comunque abbiamo avuto tantissime richieste, è uno spettacolo Benvenuti a Napoli. Oltre alla nostra compagnia teatrale abbiamo la compagnia Crimisa e Piero Procopio, un attore professionista cabarettista che con la sua compagnia teatrale ci allieterà all'inizio di dicembre. E oltre abbiamo anche la compagnia Colpi di Scena di Gravina in Puglia. Quest'anno abbiamo un po' cambiato le compagnie che l'anno scorso e 2 anni fa sono state con noi, anche perché è giusto rinnovarsi e portare avanti anche un discorso teatrale e culturale nuovo. L'associazione L'Allegra Ribalta, presieduta da Massimo Ceriberto, organizza Teatro Musica grazie, tra gli altri, al supporto dell'amministrazione comunale di Morano Calabro, in quanto evento che regala momenti di crescita e di aggregazione per i moranesi e che diventa offerta culturale e turistica per le comunità del circondario, come specificato dal vice sindaco Rosanna Voto. Anche quest'anno siamo riusciti a continuare in questo percorso di promozione del paese attraverso anche la cultura teatrale, quindi siamo contenti grazie all'impegno di questa associazione dell'Allegra Ribalta che come amatori riescono ogni anno comunque con grande fatica a organizzare un programma che è a cavallo del 2012 e del 2013. Noi siamo soddisfatti perché comunque rappresenta per noi un momento per far sì che anche persone dall'esterno con l'occasione di assistere a uno spettacolo teatrale vengono comunque a Morano e quindi un'occasione in più per far conoscere il nostro paese. Ma devo dare anche un ringraziamento particolare all'associazione che con un lavoro certosino comunque fatto di volontà, di tenacia, perché comunque questo significa per gli amatori, per chi comunque non lo fa come professione, si impegna a portare avanti un percorso culturale, teatrale, che non è comunque una cosa semplice, soprattutto in questo periodo difficile, quindi mettere su tanti spettacoli in un arco così vasto di tempo che va dal 18 novembre fino a maggio significa insomma organizzarsi bene. Siamo contenti anche, devo dire, perché diverse associazioni partecipano a questo programma, tra cui anche l'associazione degli anziani che, devo dire, anche loro danno il loro contributo realizzando uno spettacolo annuale su una storia moranese, anche dialettale, quindi un'occasione in più per scoprire il nostro territorio sotto un punto di vista anche proprio territoriale e dialettale nel senso stretto.